Iniziamo subito con il primo ospite della giornata. Lui è Federico Zanfi, è un ricercatore e fa parte di un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. E questa mattina ci parlerà di un progetto che è stato avviato sul nostro territorio, quindi su Sassuolo e sul distretto, che è fatto appunto in collaborazione con Confindustria Ceramica e la provincia di Modena, fa parte di un progetto nazionale, Recycle Italy, che punta sulla valorizzazione di quelle che sono le aree dismesse. E appunto, come diceva proprio l'intervento di Nadia, questo è un ottimo progetto per il nostro territorio. Il suo intervento si comporrà di tre parti. Prima ci presenterà il progetto, poi qual è lo stato attuale dell'avanzamento degli studi e poi sarà affiancato da Cristiana Mattioli che presenterà una campagna di ricognizione che è aperta a tutta la cittadinanza e chiunque potrà intervenire per il censimento appunto di quelli che sono gli spazi sottoutilizzati e abbandonati. Se qualcuno poi ha delle domande, ovviamente me le può far presenti, che le rivolgiamo direttamente a Federico. Prego. Buongiorno a tutti, volevo solo ringraziare molto per l'invito, l'associazione concretamente, Sassuolo. Per noi è molto importante, per il lavoro che stiamo iniziando a fare sul distretto ceramico, stare qua oggi, ascoltare queste voci, ascoltare queste iniziative che ci arricchiscono davvero moltissimo, diciamo, nel quadro che avevamo della situazione. Per noi è molto utile. Allora, diciamo, dicendo qual è il contesto nel quale abbiamo iniziato a fare questo studio, questa ricerca. Recycle Italy è un progetto PRIN, un acronimo per Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale, che si svolge nel triennio 2013-2016, finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, e diciamo, il sottotitolo spiega un po' il senso, no, di questa iniziativa. È un'iniziativa che vede coinvolte 11 scuole di architettura e si propone sostanzialmente due cose. Diciamo, in primo luogo, sviluppare delle categorie interpretative che ci consentano di, come dire, capire meglio e spiegare meglio un proliferare di fenomeni di sottoutilizzo, di dismissione, di abbandono di suoli, di oggetti, no, di edifici, che si dà un po' da nord a sud, no, nel paese. E diciamo, verso il quale non siamo molto attrezzati, non ci siamo scoperti molto attrezzati in termini di, come dire, appunto, categorie interpretative. Non appartengono né a quel ciclo di abbandono, come dire, di borghi storici, di collina, di montagna, delle valli alpine, dei luoghi, diciamo, dell'entroterra legati ad un'economia diversa, né appartengono a quel, diciamo, ciclo di dismissione di parti della città industriale fordista che abbiamo conosciuto nell'ultimo quarto dell'ultimo secolo, anche qua a Sassuolo. E quindi, diciamo, ci spiazzava un po', no, questa cosa. Il secondo punto è, diciamo, cercare di mettere a punto come accademici delle, diciamo, azioni, delle categorie di intervento, delle strategie di intervento che possono dare un po' un supporto a tecnici e ad amministratori per far fronte, no, a questa, diciamo, varietà molto complessa di fenomeni di sottoutilizzo, di svuotamento, e che cerchino un po' di andare oltre quello che è stato il paradigma di intervento a cui si è, diciamo, ricorso negli ultimi 25-30 anni, cioè quello, diciamo, più, come dire, tradizionale della rigenerazione urbana, per cui c'è l'area dismessa, l'azienda se ne va, io faccio un pacchettino di commercio, di residenza. Diciamo, questo, siamo tutti abbastanza consapevoli che, insomma, si è un pochettino rotto, no, questo meccanismo, e anche qui a Sassuolo è, diciamo, il piano che è, diciamo, in corso adesso, mette in campo questo tipo di operazioni. Effettivamente si vede che, insomma, funziona fino ad un certo punto. L'unità milanese, che stava, diciamo, in questo quadro di 11 atenei, ha scelto di lavorare sugli spazi della produzione. Noi in particolare siamo un sottogruppo di questa unità che lavora, ha deciso di lavorare a Sassuolo. A Sassuolo come mai? Sassuolo perché, diciamo, come distretto prevalentemente monosettoriale, mostra con un'evidenza più significativa che altre parti, che altre, diciamo, aree di industrializzazione diffusa, gli effetti sullo spazio costruito della
globalizzazione, della, diciamo, riorganizzazione della filiera produttiva, e soprattutto perché Sassuolo, proprio per questa evidenza che mostra, ci sembrava un caso interessante per poter mettere alla prova, per poter fare un test di alcune idee, che con Arturo Lanzani e Chiara Merlini, che sono i due colleghi con cui lavoro all'università, abbiamo iniziato a mettere a punto da alcuni anni, diciamo, ragionando su un'idea di urbanistica diversa, un'idea di urbanistica che si deve fare in una situazione di risorse molto scarse, in una situazione di un mercato immobiliare, diciamo, tipi di domanda spaziale radicalmente cambiati. Sono molto d'accordo con chi prima di me ha detto che non si tratta di una congiuntura, ma si tratta probabilmente di una nuova normalità, no? Dentro quali dobbiamo un po' ridefinire i paradigmi di intervento, chiaramente dal nostro punto di vista, insomma, di architetti e urbanisti. Diciamo, giusto un punto di vista per come la pensiamo, l'idea che ci siamo un po' fatti sul distretto ceramico di Sassuolo. Questa è una breve, come dire, citazione da diciamo una conferenza stampa che abbiamo fatto il 15 di novembre all'auditorium di Confindustria Ceramica. L'idea un po' di fondo dentro il quale abbiamo, come dire, calato le prime sperimentazioni progettuali, le prime riflessioni sul futuro, è che, diciamo, una dissociazione, per come si è finora data, tra sviluppo economico e, diciamo, qualità del costruito, qualità del paesaggio, oggi per i distretti non si possa più dare. Cioè, se è vero, come ci dicono alcuni studiosi, alcuni economisti, come mi sembra, diciamo, alcuni interventi della mattina hanno teso a confermare, che, diciamo, i distretti oggi sopravviveranno in Italia, la produzione di questo tipo sopravviverà in Italia se saprà trattenere dei segmenti qualificati di produzione, che vuol dire anche segmenti qualificati di chi opera, le teste, le mani che lavorano in queste cose, per forza è un punto, come dire, di, come dire, passaggio obbligato, sarà quello di costruire uno sfondo di qualità dentro cui queste cose possano darsi, dentro cui questa gente possa vivere. Le prime azioni che abbiamo messo in campo. Da ottobre abbiamo avviato un laboratorio didattico, sono 65 gli studenti che hanno lavorato sul territorio del distretto ceramico. Abbiamo iniziato con loro a prendere contatto con la realtà e la prima cosa che ci siamo posti è stato un po' il superamento di uno stato di fatto. Questo è un documento della provincia di Modena al 2011 che, diciamo, faceva il punto sulle aree cosiddette dismesse, aree produttive dismesse. Vi rendete conto, diciamo, questi piccoli, adesso l'immagine è molto piccola, ma questi pochi e piccoli puntini non danno certamente conto della varietà, della complessità di questi fenomeni di sottoutilizzo, di dismissione. Quindi la prima mossa che abbiamo deciso di fare con l'aiuto dei 65 studenti è quella di avviare una campagna, no, di sopralluogo, di osservazione ravvicinata, provando ad integrare quella leggenda molto unificata, molto appiattente dell'area abbandonata con una leggenda che vedete qui, che, diciamo, dall'edificio, diciamo, Tucura abbandonato a quell'edificio sottoutilizzato, l'edificio nuovo in affitto, nuovo in vendita, l'edificio certamente in attività, ma cercando anche di cogliere laddove il dinamismo immobiliare si dava in maniera un po' più intensa, cioè gli edifici che negli ultimi mesi avevano subito interventi significativi di restyling, di ampliamento, di demolizione e ricostruzione con incremento di volumetria, per capire se ci fossero delle geografie, no, in cui questi fenomeni si davano con un'intensità più forte nel distretto, per capire se questo poteva indirizzare alcune azioni di intervento future. Questi sono un po' alcuni, diciamo, campioni che vi fanno capire come andando vicino, come andando di nuovo a piedi, perché i 65 studenti sono stati divisi in 15 squadre che hanno lavorato per settimane andando di nuovo a piedi tra le villette, i capannoni, guardando lì dentro, guardando lì, diciamo, dietro ai vetri a specchio, per cercare di capire se la produzione se ne fosse veramente andata, se la produzione se ne fosse solo in parte andata, se ci fossero delle attività di stoccaggio laddove prima c'erano i forni, insomma, cercare di dare un po' un'immagine a tutto questo. Questi sono alcuni campioni. E, diciamo, ieri ho fatto, durante la revisione, sapendo che venivo qua, ho fatto 4-5 fotografie alle tavole degli studenti, solo così, diciamo, per anticipare un po' quali sono i grandi temi su cui stiamo lavorando. L'approccio non è quello di dire c'è una soluzione al capannone dismesso. Io penso che questa sia davvero una, come dire, una domanda mal posta. Cioè, se ci chiedete cosa fare con i capannoni dismessi, non è davvero una ricetta per metterci dentro. Io ho qualche, come dire,
differenza nel modo di intendere la cosa rispetto ad esempio alla persona che mi ha preceduto parlando di musica e di cose, cioè, ho, come dire, qualche difficoltà a pensare che davvero ci possiamo mettere qualche cosa a prescindere da un'idea più generale di ripensamento del territorio. Allora diciamo solo alcune idee, insomma, qui c'è il tema della pedemontana vecchia, una pedemontana declassata che oggi è una strada che deve diventare molto urbana, che intercetta 4 comuni, che deve diventare diciamo un nuovo spazio attrezzato di servizi all'abitare per questa parte più a nord. C'è il tema di un grande parco intercomunale tra Maranello, Formigine e diciamo Fiorano Sassuolo, in questo che è un ambito agricolo superstite abbastanza interessante. C'è il tema dell'acqua, che diciamo lungo cui diciamo questi corsi di acqua nord-sud si possono ritrovare degli ambiti di, come dire, valenza ecologico-fruitiva molto interessanti. C'è certamente il tema delle strade industriali, delle quali diciamo noi stiamo immaginando una riqualificazione, una manutenzione straordinaria creativa, l'abbiamo chiamata, no? Cioè l'idea di non investire in nuove infrastrutture, ma di intervenire pesantemente attraverso la fase della manutenzione straordinaria per dare una qualità diversa dei manufatti infrastrutturali che ci sono già. Per la seconda fase io chiederei a Cristiana di venire a raccontarci invece una iniziativa che inizia proprio oggi, diciamo, la lanciamo con voi e che vorremmo che prendesse piede nelle prossime. Io prima, scusate, mi inserisco solo per una piccola precisazione. E vi siete dati un termine per questo progetto? Avete, tra virgolette, una scadenza e poi lo verrete a presentare? Allora, il progetto, come ho detto, è triennale. Cioè noi, diciamo, lavoriamo, il committente è il MIUR, non abbiamo un cliente che ci ha chiesto una scadenza, quindi ci prendiamo anche, diciamo, la libertà di lavorare per tutti e 3 anni e di darci dei temi, diciamo, alti di lavoro. Certamente con Confindustria e con la provincia di Modena, che, diciamo, sono stati, come dire, dei soggetti a cui abbiamo chiesto un po' di supporto per avere un confronto, cioè volevamo poter parlare a degli attori che stavano sul territorio. Noi ci siamo dati, diciamo, un anno di tempo, quindi abbiamo iniziato sostanzialmente in estate, alla fine dell'estate. Noi pensiamo che già, diciamo, in occasione dell'estate si possa iniziare a raccontare qualche cosa di esiti, cose che oggi non riusciamo a fare perché abbiamo iniziato veramente pochi mesi fa, però diciamo che i primi risultati di questa cosa possono essere presentati magari in un'occasione anche in cui ci può essere un dibattito tra l'estate e l'autunno di quest'anno. Allora, buongiorno a tutti. Come avete visto, la campagna di censimento che abbiamo iniziato con gli studenti è piuttosto dettagliata e ci dà un quadro abbastanza complesso e plurale dei fenomeni in corso. Però ci piaceva oggi cogliere l'occasione di questa giornata, veramente appunto per noi molto interessante, per cercare di coinvolgervi sia come associazioni che come cittadini, come imprenditori in qualunque veste, per aiutarci a ampliare questa mappatura anche oltre gli spazi industriali e oltre gli spazi della produzione, perché comunque appunto muovendoci sul territorio ci siamo resi conto che questi fenomeni di abbandono, svuotamento e sottoutilizzo riguardano anche altri spazi residenziali, commerciali, terziari, dell'agricoltura. E quindi oggi abbiamo deciso di proporvi questa attività di partecipazione e di coinvolgimento. E abbiamo organizzato, impostato, diciamo, una mappa online per appunto localizzare e mappare tutti questi spazi abbandonati, sottoutilizzati, in vendita, in affitto, quindi vuoti. Una mappa che trovate sul sito www.temporiuso.org. Temporiuso è un'associazione che si occupa di questo tema ormai da molti anni, che ha la sede al Politecnico di Milano e quindi abbiamo deciso di appoggiarci a loro proprio per non aprire un altro sito, ma per dare continuità anche a queste attività diverse che ormai sono anche abbastanza comuni e conosciute su tutto il territorio italiano. Sul sito voi, se cliccate nella parte mappa i vuoti, accederete a questa carta che appunto è la mappa del distretto, dove abbiamo iniziato a localizzare alcuni spazi che abbiamo individuato sia noi e anche con l'aiuto degli studenti, spazi che verranno poi implementati nelle prossime settimane, e soprattutto avrete la possibilità, oltre che di visionare questa mappa più nel dettaglio, di scaricare una scheda, che è questa, una scheda di segnalazione,
dove potrete appunto indicarci qual è lo spazio che conoscete, che può essere uno spazio vicino a casa vostra, uno spazio che conoscete, che vedete tutti i giorni, uno spazio dove avete lavorato, insomma qualunque tipo di spazio, indicando appunto qual era la destinazione dello spazio, dove si trova, se ovviamente non è necessario compilare tutta la scheda, per noi è importante avere alcune informazioni, il più possibile però, le dimensioni, la proprietà, se l'edificio è dismesso e sottoutilizzato e anche ad esempio altre informazioni. Non è soltanto infatti la raccolta della localizzazione di questi spazi, ma ci piacerebbe anche raccogliere delle storie che riguardano questi spazi, quindi che cos'erano prima, anche esperienze personali legate a questi spazi. La mappa è questa, ovviamente adesso appunto ha uno stato iniziale, abbiamo previsto 10 categorie di spazi che vi illustro veramente in modo molto veloce. Quando ovviamente aprendo la mappa si può cliccare sul singolo segnalino e si aprirà una scheda molto sintetica che prevede una fotografia dello spazio e alcune informazioni. Le categorie sono appunto l'ex edificio industriale, cioè edifici di dimensione molto grande, di solito ceramiche produttive, i capannoni artigianali, gli edifici terziari e uffici, che possono ad esempio comprendere le palazzine terziarie legate alle ceramiche, alle industrie o i direzionali, gli edifici residenziali, le case rurali, quindi che combinano la residenza con l'attività agricola, gli spazi commerciali, quindi sia i negozi che gli showroom, insomma varie tipologie, gli spazi logistici e di stoccaggio e infine due categorie che riguardano invece gli spazi aperti, che sono gli spazi residuali, cioè tutti quegli spazi di diverse dimensioni che sono appunto dei residui della pianificazione, quindi che ad esempio costeggiano le infrastrutture piuttosto che aiuole, cioè potrebbe essere uno spazio di qualunque dimensione, uno spazio non utilizzato, e infine gli ex campi agricoli. E questa ad esempio è un'informazione per noi abbastanza difficile da raccogliere, e che sono appunto tutti quegli appezzamenti che non vengono più coltivati dai proprietari terrieri. Un'altra, diciamo appunto, rispetto alla nostra capacità di vedere questi fenomeni, ci sembra molto importante anche il coinvolgimento della popolazione, dei cittadini e delle persone che vivono sul territorio, perché molti di questi fenomeni non sono visibili dall'esterno, ad esempio il sottoutilizzo degli spazi, e quindi diventa veramente importante avere un rapporto diretto con chi vive i territori. Quindi vi ringraziamo per l'attenzione, vi ricordiamo, se avete voglia, di partecipare a questa nostra campagna inviando la scheda e una fotografia dello spazio, se potete. Noi comunque andremo poi a controllare tutte le vostre segnalazioni, le aggiungeremo alla nostra mappa. Quindi la mappa, vi ricordo, la trovate sul sito www.temporiuso.org e la scheda e la foto potete inviarle all'indirizzo recyclesassuolo@gmail.com. Speriamo che, insomma, di ricevere le vostre segnalazioni e vi ringraziamo.